Servito l'avvocato? Oh, grazie, grazie. Ah, avvocato, ma voi a Pasqua me l'avete data la mancia? E come no? Ah, sì, e allora una bella spazzolatina al signor avvocato. Grazie, grazie, caro Alfonsino, ecco, grazie. E il matrimonio a quando? Forse dopo Natale. Papà dice di non essere ancora pronto. Papà? E cosa c'entra papà? Voi dovete essere pronti. No, avvocato, se lui si sposava mia figlia e se la portava a casa sua, e allora va bene. Ma siccome il signorino se la sposa mia figlia, ma si viene a sistemare a casa mia, e allora sono io che devo essere pronto, È giusto. Quanto pago? Che gli hai fatto all'avvocato? Io? Niente, mamma mia, che l'aveva fatto? Il servizio, deficiente. Ah, il servizio, capelli e frizione. 350 lire, avvocato. Ah, oh, va bene, va bene. Ecco qua. Grazie. Grazie, prego, signor prego. Avvocato. Grazie mille. Buongiorno, buona giornata. Buongiorno, Ciro. Alfonsi. I soldi. Mi ha dato la mancia? Sì, 350 lire di mancia. E quello l'avvocato è generoso. Ma cammino, generoso. Dammi i soldi, mi è attaccato. Mio! Eccola qua. Ma è possibile, non gliene sfugge una. Chi è? Mia suocera. Vuole qualche cosa? Qualche cosa, cavaliere, vuole tutto. Quella mi toglie la pelle. Mamma, non è venuto nessuno. Non dire bugie. Ho veduto uscire l'avvocato da Perucci. Quello viene ogni due mesi e si paga per le affezioni. 350 lire. I soldi del casino, subito! Ecco qua, servito! Me la volevi fare? Guarda, non ci fossi io a sinistra la baracca, tu ci manderesti in rovina! Mannaggia, papà, avete capito? Un povero uomo è costretto a pagare le tasse, le imposte di famiglia, il fisco, e come se non bastasse deve pensare pure a riempire il panerino della suocera. Qui, non ci piano, non facciamo che vi sfogate! È un vampiro, è Dracula! Buongiorno, signor Ciro Cerquetti, datemi subito 200 lire. Ma che tornate, Ferragosto? Ma quale Ferragosto? C'è una tassata per voi, viene dall'estero, è pure pesante, eh? Una tassata dall'estero, sì, per me? Per voi. Permettete? Aspetta un momento, è mia, ha detto Ciro Cerquetti. Va bene, signor Ciro Cerquetti, volevo dire solamente da dove veniva, E non ti riguarda. Don Ciro, accettate o la respingete? Non mi potreste fare una riduzione? Ma che scherzato, questa è una soprattassa di legge. Avete capito, cavalieri? Mi mettono le tasse pure sulla corrispondenza. Signor Ciro Cerquetti, se permettete, le 200 lire le posso dare io. Abbiamo il lavorante capitalista. Papà, non mi umiliate. Piccoli risparmi, le mance. Le mance. La firma. Ma sì, firmo prima io o firmate prima voi? No, lo firmo io, che c'è? Il destinatario firma. No, io, cavalieri. Voi, il destinatario. Ah, già. Ecco fatto. Vediamo di che si tratta. Fate vedere a me un momento, Questo che cos'è? Questo forse... Ma devo leggere io pure. No, anch'io posso essere di aiuto, che diamo? Non è importante. Ah, bravo! A
abbiamo visto tutto. Il portalettere ti ha portato una raccomandata piena di denaro. Fuori i soldi, il denaro a me. Ma no, dove stanno? Come stai? Non c'era bene. Cattino, mi stai bene? Stai fermo. Eppure qualche vaglia ci deve. Adesso no, nessun vaglia. La raccomandata è arrivata a me e devo vedere io di che si tratta. Dov'è? Dov'è? Li voglio vedere, dov'è? Posta ma posta. Dove sta la raccomandata con l'assegno circolare? Uè, i beni del marito sono anche i beni della moglie. Ma quali assegni circolari? Li voglio vedere. Qua non c'è nemmeno una lira. Si tratta solamente di una raccomandata venuta dall'estero con 200 lire di soprattasse. Già papà pagate da me. Alfonsino mio. Angeli, ferma con le orecchie se non rompi il fidanzamento. Ma insomma, da quale estero viene questa lettera? E che ne so, chi ci capisce niente? Permettete? Questo è arabo, lo so! Ho fatto il soldato a Tripoli e lo so. La scrivono quasi tutti. Ma cavoli, abbiate pazienza. Ma che c'entra Tripoli con la rabbia? La rabbia non è quella malattia dei cani? Permettete? Non permetto niente. No, mi è sembrato di vedere qualche sottotitolo in francese. Francese, tedesco, spagnolo, per noi sempre arabo è. Qua ci vuole Don Catalini, il professore, che in 5 minuti ci spiega lui la situazione. Ma qua professore è professore, quello è appena maestro elementare. Ma che significa, gradino? Sempre meglio di barbiere. No, questa volta ha ragione Cinco. Grazie, mamma. Davanti alle cose importanti ci vogliono gli uomini veri. Non un barbiere ignorante come lui. Su, non perdiamo tempo, andiamo da Don Catalini. Calma, senza dare nell'occhio. Noi non sappiamo che c'è scritto nella lettera. Dobbiamo fare le cose in segreto senza che nessuno sappia niente. Naci, è vero che avete ereditato lo sacco di soldi dall'estero? Ci si preoccupa, sì. E chi gliela dico? Non capisco, scusate tanto. Professore, mio genero viene a dargli una seccatura. Ma è una cosa sta importante e voi lo dovete aiutare. Si tratta di una traduzione. Latino? No, non lo sappiamo, è una lettera che è arrivata dall'estero. Vabbè, se viene dall'estero allora non può essere latino, perché all'estero si parla solamente lo straniero. Avete visto? Hai visto? Dunque, prima cosa dobbiamo assodare da dove proviene questa lettera. E perciò siamo venuti da voi. Sì, signore, senza tema di smentita, questa lettera proviene dall'Iraq. Sì. E dov'è? Gesù. San Michele Arcangelo. Mamma mia, che è successo? Sant'Alfonso Maria dei Liguori. Professore, ma che è stato? San Casimiro Martire. Siete dimenticati a San Pasquale Bailon, ma insomma si può sapere che cosa è successo. Ma ci puoi scherzare? Questo è un affare grosso assai. Mettetela, state zitto un momento. È questa che roba è. Ma avete tradotto tutto. Nemmeno una parola. Ma si capisce a volo, dalla consistenza della carta. Sentite come pesa. Ma perché voi traducete a peso? Ma voi sapete dove si trova l'Iraq? No. L'Iraq è uno dei paesi più ricchi del Medio Oriente. E deve essere per forza un affare grosso assai. Perché un paese ricco e potente come l'Iraq non si metteva in corrispondenza con voi, che in fondo chi mi rappresentate? Un povero disgraziato qualunque. Non andate lì. Professore, l'avete fotografato. E allora, che c'è scritto in queste carte? Ma che sto parlando, Ostrogoro? Analfabeta. Quello che c'è scritto in queste carte, io non l'ho capito. Oh, perché è scritto in irateno, lingua orientale. E io sto un po' in urto con l'Oriente. Avete capito, mo? Scusate, professore, io ho notato che ci sono delle frasi in francese. Sì, ci sono le frasi in francese, ma io... Sto un po' in urto con la Francia. Fieritos, io ho studiato solo il latino. Fatemelo tradurre in latino... E io poi ve le traduco in napoletano. Ma allora che ci siamo venuti a fare qua? Datemele, ve le traduco io. Io ho fatto la terza co-complementare. Io ho studiato il francese. Bello, di Angelino tuo, bello. Stai ferma! Ma che hai capito di quello che sta scritto in francese? Non ho capito tutto perché mi sono stata strappata le carte di mano. Ma so che si tratta di una grossa eredità. E adesso lo dici, microbo. Tu sei una carogna nata. Datemi qua. Leggi, Affonsi, leggi tutto. E chi tocca le carte a Fonsino dovrà fare conti con me. Ah sì, Chi con me deve leggere. Sentiamo, va. Vedrete che non mi sbaglio. Sono carte importantissime. Naturalmente salterò i pezzi scritti in lingua iratena, Vi traduco solo il francese. Dunque, vediamo un po'. Questo è tutto in iratena, niente. Ecco qua, ci siamo. Ecco. Nous avons le plaisir. Ekif. Ekif in francese significa schifo.
Ma saltiamo. Dunque, eccoci qua. Abbiamo il piacere di comunicarvi che secondo la legge del nostro Stato, articolo 25, paragrafo 407, senti, Alfonsini, tu devi andare al sodo. I parapaparapà, mettila alla fine. Allora, è morto il nonno del signor Ciro Cerquetti, il signor Vincenzo Cerquetti. È vero, nonno Vincenzo. Sì, signore, quello partì nel 1920 e non ne abbiamo saputo più niente. Falanta, ha lasciato i denari? Un momento, calma, signori. Dunque, ha lasciato... Mamma mia, bello. Guarda, ma dovete cominciare a tartagliare. Sì, ma quella è l'emozione. Cerquetti. Ehi, papà. Va. Io vostro umilissimo e devoto figlio vi devo dare una grande notizia. Parlo, fai presto. Papà, tenetevi forte. Vostro nonno vi ha lasciato erede unico di tutto il suo possedimento nell'Ilat. 8.000 ettari di territorio. Aspito, 8.000 ettari. 8.000. Mezza Italia. Uè, un Ciro Barbiere ha ereditato mezza Italia. Evviva, evviva, mettetemi. Aspetta, ma chi fa? Lasciatemi stare, statevi fermo, questa che roba è? Oh, sentite, qua stiamo perdendo la testa. Qua i soldi fino a questo momento stanno sulla carta bollata. È tutta fantasia. No, caro Don Giro. 8.000 ettari di terra non sono fantasie. Ah no? Anche se li coltivate a pomodoro e melloni, avete fatto la vostra fortuna, non ci. Altro che pomodoro e melloni, là c'è il ben di Dio. Come no? Ananas, zucchero, caffè, tabacco, lupini. Non vedo l'ora di trovarmi nelle mie tenute, portata in palanchino, con tutti gli schiavi negri che mi salutano e mi sciocciano. Che bella cosa. Quando partiamo, caro genero mio? Suocera amata mia, ma che credete di andare al povero a Santa Lucia? Quella è una terra di selvaggi, come piena no? di insidie, piena di pericoli. È vero, professore? Come no? Oh, ghiaccio, sì. Terribile. E poi una donna non può camminare solo per la strada che subito la rapiscono e la mettono negli harem. Negli harem? Sì, ma non facciamo confusione, non sono gli harem che pensate voi. Lì gli harem sono delle prigioni spaventose dove ci mettono le donne prima di farle mangiare dagli avvoltoi. È vero, professore? Domanda a me. Ghiaccio, voi? Io ci tengo alla vostra incolumità, ma che scherziamo? Abbiate un po' di fiducia in me, state tranquilli, appena torno col tesoro, prendo il tesoro e lo metto tutto nel vostro panino, va bene? Mamma ha ragione, se c'è un pericolo da affrontare è meglio che lo affronti lui. Quanto è affezionata questa mogliettina mia. E queste sono cose che spettano agli uomini, non è vero? Si capisce, come no? Papà, io vengo con voi. A te lo lascio nel deserto e me ne vado. Vabbè, vengo con voi a sfidare il pericolo. Ma guardate questo. Adesso avete visto che amore disinteressato, Poi io conosco le lingue e dimostrate che voi da solo non ve la sapete cagavare. Beh? Perciò da questo momento dove andate voi vengo anch'io. Ma dove andiamo, in coscienza? Ma è possibile che nessuno ha capito che prima di muoverci dobbiamo trovare i soldi per il viaggio? Ma ragazzi, qua non c'è che una soluzione. Donna Rosa la strozzina. Veramente? Beh, Donna Rosa la strozzina. Andiamo da Donna Rosa. Ma bella idea, ha avuto la Se è per danaro sapete che non ne tengo. Certo che lo sappiamo, ma volevo solamente pregarvi di procurarveli, come avete fatto sempre. Se fossero mie ve le regalerei, ma io tengo l'obbligo con la gente. Che cosa posso lacimorare? Un paio di centinaia di biglietti da 1.000, così, in forma amichevole proprio. Col 50% di interesse e garanzia su prezzi. Allora sì, ma noi dobbiamo andare in un paese pieno di mare, pieno di deserto, dove ci sono le tigri, i leoni, i camelli. Lasciami parlare. Per cui abbiamo bisogno di molti soldi. Ma che, non avete fiducia di me? Don C, non è per la fiducia, ma è la persona che vuole garanzie serie. Se mi lasciate impegni il vostro negozio. Il mio negozio? Ma tutto vi do impegni, il negozio, i pennelli, il rasoio, via suocera, tutto. Si capisce, ma che ce ne facciamo del negozio? Mancherebbe altro, due milionari che si mettono a fare ma i quali due milionari? Parla per conto tuo, mi fai la cortesia quando parli non parlare al plurale. Va bene, signor Cicerquetti. Allora che dite, me li date questi soldi, quanto mi date? Facciamo un milione. Va bene, un milione, affare fatto. Il milione lo prendo io. Così noi nel deserto ci andiamo a piedi. Allora questa sera venite da me. Stipuliamo il contratto. E io vi do le 500.000 lire. Un momento, ma non abbiamo detto un milione.
Ma un pochettino di interesse a me, a quella persona, ce la volete dare? Mannaggia, che coraggio. Papà, sentite, adesso che abbiamo trovato i soldi, gli direi di andare al consolato dell'IRAT per prendere gli accordi. Però, vedete, io non vedevo che un deficiente simile avesse Che facciamo? Suonate voi o sono io? Chi suona, non ha importanza, non mi fa arrabbiare. Va bene, allora sono io che suono meglio. Ha studiato musica al conservatorio di San Pietro a Maiella. E basta, che lo vuoi rompere? No, va bene. Hai portato i passaporti? Sì, signore. Ma qua non ci sta nessuno. Ah, è aperto. Aperto? Che fate, entrate prima voi o entro prima io? Facciamo la conta. Io la conta per voi? Ma dice che tutti e due gli occhi e parola d'onore. Chi entra, entra, che importanza. Va bene, non vi arrabbiate. E che vuole questo? Un momento, parla di uova francese. In alto. E ce l'abbiamo, signorina. Che cosa volete? Siamo venuti per parlare col console dell'Iraq. Siete italiani? Napoletani. Liberi cittadini, persone per bene? Io sì, lui non lo so. Come io no? Momento. Vabbè, vabbè, facciamo pure momento. Lui. Che bella accoglienza, No, questi sono frizzolenti, signorina. Entrate lì dentro, il signor console verrà subito. Papà, io veramente tengo un poco di paura. È perché sei una carogna e tieni la coscienza sporca. Guardami, io, bello, tranquillo, come una Pasqua. Volevate parlare con me? Mamma mia, e che se che roba è? Prego, accomodatevi. Siamo venuti per parlare col console dell'Iraq. Sono io, ancora. Ecco, noi siamo stati ricevuti da una signorina molto gentile, per la verità. E da un momento ci sparava. Vi prego di accettare le mie scuse. Vedete, la situazione nell'Iraq è, come dire, un po' fluida. Un generale ribelle, il traditore Fazel, vorrebbe rovesciare il trono del nostro amato sovrano Abdul Tatok. Per cui si teme da parte dei ribelli anche qualche colpo di mano alle nostre rappresentanze all'estero. Capite? E noi abbiamo ereditato. Io ho ereditato un vasto possedimento, 8.000 ettari. Beh, 8.000 ettari nell'Iraq non sono niente. Io stesso, vede, ho una villa di 20.000 ettari. Va bene, io ho ereditato un orticello di 8.000 ettari. Me l'ha lasciato mio nonno defunto. Anche i nonni muoiono. Purtroppo. Tutti dovete morire. Già. Tutti, purché viva il nostro amato sovrano Abdul Tatok. Papà, capace, siamo sbagliati. Questa è la succursale delle bombe funebri. Stai zitto. Volete dunque recarvi nell'Iraq? Andateci pure. È un meraviglioso paese il mio. Vi sono fiori, alberi, fiumi, donne bellissime e soprattutto una grande ospitalità. È vero che ci sono gli harem? Come? Ah, capisco. Sì, gli uomini irateni possono avere 30, 40 mogli e a volte anche più. Io piglio la cittadinanza. Bene, già che ci troviamo nella discussione, spiegatemi, ma queste 30-40 mogli significano 30-40 suocere? Ah no, signore, perché noi le suocere le sopprimiamo. Ah, che bel paese civile, puzza gamba cent'anno. Ah, quanto sei bello. Ecco, andate nel mio stupendo paese. Sarete accolti con onore ed affetto. Vi troverete molto bene nel regno del nostro amato sovrano Abdul Tatok. C'è il servizio aereo quotidiano per l'Iraq. Comunque, io vi auguro buon viaggio. Grazie. E speriamo un buon ritorno, ma sa. E questo che malaugurio, Pronto. Aramara. Aramara Horum. Marahura. Oro. Oro. Oh. Amarahara. Fazel. Marahara Horum.
Ah, non vedo l'ora di mettere mille miglia di mare fra me, mia moglie, mia figlia e quella salassatrice di mia suocera. Ah, avete ragione, ah. Papà. Le sanguisughe al loro confronto diventano donatore di sangue. Signori, scusate, in quale binario parte l'aereo per l'Iraq? L'aereo per l'Iraq? Ah, in quello? Sì. Sapete se imbarcano i scimpanzé? Non saprei. Ma chissà se lo fanno salire qui. Camminami, barcare agli aeroplani. Che terra sanitaria. Momento! Allora ci pensate voi, Mi raccomando. E statevi attento ad Alfonsino mio. Quello sta in aeroplano, vi sta vicino. Dateci voi un occhio di riguardo. San Gennaro, voi li vedete, sì? E allora proteggetele, fateli ritornare sani e salvi. San Gennaro, pure io ve le raccomando, C'è un milione di mezzo. San Gennaro, lo vedete? Lo vedete bene, San Gennaro? Questo è un mucolotto. Uno al giorno ve ne accenderemo per tutto il tempo che staranno lontano. Oh, mi raccomando, Non facciamo adesso che allungare il viaggio per avidità di moccolotto, Non so più che viaggio e moccolotto, li sto finanziando io. Mamma mia, quando siete attaccati al denaro? Io poi dico, avete avuto la bottega in garanzia, ma che chiate trovando? Ma di che cosa vi preoccupate? È un negozio avviatissimo. San Gennà, fateli fare con comodo, fateli incassare i soldi e poi che tornassero, va bene? Un negozio avviatissimo, È la barba ai clienti, chi gliela fa? Voi, vostra figlia? San Gennaro, date retta, fateli tornare presto. San Gennaro, io sono la moglie, dovete dare retta a me. Ma che fate? San Gennaro, dovete dare a noi. Ma che cazzo devi fare? Ma che è successo? Ma qua non c'è anima viva. Ma non ci vede nessuno, tutti gli aeroplani abbandonati. Anche il bar non è... Un bar per prendere un caffè, una spremuta di cocco. Qui non c'è nessuno. Ma che vuoi? Questo è un paese ricco, civile. Staranno facendo qualche pisolino. Il console ha detto che qua c'è una grande ospitalità. Allatemi l'accoglienza. Mamma mia. Ma questo è... Soldati! Che vuoi? State qui. Ma che cosa volete? Noi siamo quelli là. Adesso ci portano in albergo. Che cosa? Questi ci stanno arrestando. Lasciate, non mi toccate. Ma non c'è la miseria. Per voi stranieri, chissà cosa penserete del nostro paese. E ce lo domandate. Ma come appena siamo arrivati ci hanno sparato addosso come due guagli. Non ci hanno dato il tempo di parlare che ci hanno schiaffato in prigione. E voi ci domandate che ne pensiamo. È un paese di fedeltoni. Ha ragione papà, se fanno così con gli stranieri, qua il turismo fa la giocata. No, e chi ci viene più? No, così adesso che il traditore Fazio ha conquistato il potere, è diffida di tutti, particolarmente degli stranieri. Ma perché voi siete straniero? No, sono ireteno, ma fedele al nostro amato sovrano, Abdul Tato. Piano, che volete fare? Vorrei inchinarmi. Quando si pronuncia il nome del nostro amato sovrano, ci si deve inchinare. Vabbè, vi inchinerete un'altra volta quando sarete libero. Perciò sono incatenato in questo modo, da non potermi muovere. In questa maledetta prigione piena di insetti. Ah, volevo dire, ci stanno pure gli insetti. Brulicano. Eglia. Per favore. Grattatemi un po' la testa. Mamma mia. Povera disgraziata, mi fa pena, mi fa... Vai vedere a chi è che non facciamo pena. Sì, già, facciamo. Beati voi che sarete fucilati. Beati. Come? No, niente, grattate più forte. Aspettate, assodiamo questo fatto della fucilazione, ma che avete detto? Più forte. Forza, grattate. Sentite, che avete detto? Va bene così, Va bene. Ah, sì. Io lo sapevo. Ma che è successo? Che ma il prete incomincia a me, incomincia. Io ho il sangue dolce, papà. Adesso gli insetti come si stanno consolando con me. Sa come si consolano? Papà, datemi una grattatina. Lasciali stare, lasciali mangiare così li distruggiamo. Ma perché tengo il sangue avvelenato io? No, avvelenato no, ma infetto. Infetto? Ma se gratta lui, come faccio a grattarmi io, papà? Va bene, la maga, dammi la testa. Facci da un presto. Un po' più E a me gli mi gratta, mo? Finatevi, a voi ci penso io. Lo potete fare? Sì. E fate piano.
Fado piano per piacere che tenga la cute delicata. Tanto questioni di attimi. No, così, così. Tra poco vi fucileranno. Allora, si è fissato con la fucilazione. Ma perché ci devono fucilare, scusate? È Fazer che sospetta di tutti. E li fucila, specialmente gli stranieri. Ah, come vi invidio. A me invece è riservata la tortura. Guaccioni! Guaccioni! Lasciamo di qui! Gianni, lasciate voi! Gianni, lasciate voi! Che c'è? Pazzo Passano! Che dici? Pazzo Passano! Pazzo Passano, vai tu e Fazzella, ma che vuoi? Andate! Hanno chiamato Gianni. Anche voi. Ma dove ci portano? Verso la liberazione. No, Gianni! 10 minuti non soffrirete più. Finalmente, forse hai capito, siamo liberi. Meno male. Tante buone cose, amica, arrivederci. Arrivederci. Come si chiama questo? Omar. Vino Omar quanto è bella, te. Buone cose. Arrivederci. Così, siamo liberi. Ci hanno liberato. Datemi bene. Amara. Non ti permettere che siamo fuori sì. Stai ferma con le mani. Ma che c'è? Dai, siamo capiti. Vabbè, questo tiene l'abilità di non farsi capire. Ma che dici? Dice che l'uscita è da quella parte. E come l'hai capito? Pensa che avrà detto così. Cammina. Ma non sono tanto cattivi, ci hanno trattenuto 2 ore appena. No, no, in fondo questo Fazzello non è mica tanto malvagio. No, per l'amor di Dio. È un bravo uomo. Non lo penso come loro, che volete fare? Ma da dove si esce? So, forse l'uscita è... Ui! Ui! Già dice! Ma questi ci fucilano! Noi siamo due fazzelliani! Ecco! Ma non basano i cinesi, ma cosa? Faccio quel cornuto dei fazzelli! Adesso deve gridare vino Fazzella, credi! Viva Fazzella! Noi siamo fazzelli! La gamba spena, scopa! Un momento! Guardate questo! A chi sparare? Ma va! Io così, la va! Alella! 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 Hanno rioccupato la capitale e scacciato i traditori di Fazze. Allora siamo lì? Sì, adesso è tornato tutto come prima. Venite questa sera al Marocco che ci divertiremo molto. Viva Fazzella! Credi, adesso devi dire abbassa Fazzella e viva Abdul Tadok. Che vero? Abbassa Fazzella, abbassa Abdul Tadok. Ma mi hanno ubriacato. Ma non amici. Ma va! Viva Tadok! Ciao! Hai fatto la fine di Fetonte. Guardatelo là, guarda. Ciao! Evviva Tadok! Evviva! Arrivederci! No, niente, non vogliamo niente. No, niente. Papà, ecco il Marocco, qua ci sta Omar. Io non lo so, noi abbiamo fatto tante strade, eppure a me mi sembra di stare a pochi chilometri da Napoli. Beate voi, io mi sento schiattare in corpo. Guardala qua, guardate che c'è venduto. E non l'hai sentito a quello dal municipio che cosa ha detto? Cai. La vostra proprietà è nell'interno, molto nell'interno. Ah, sì. Parallelo, longitudine. Qua si parla di parallelo e longitudine e tu dici di essere stanco. Hai voglia di camminare? Sì, papà. Resistente, sei giovane, questo che robe. Stiamo camminando da casa pure cicciariello. Lui. Cicciariello. Via. E chiedi per. Andiamo, papà. Sai, autentica pena. Dimmi quello che vuoi tu, a me qua mi sembra di stare a Porcino. Non mi serve, non mi serve. Venire con me, venire. Salve. Salam. Papà. Che hai fatto con quella della mia? L'ho venduta io, una a lui. Bravo, così ti voglio, io furbo come tuo suocero. Che facciamo, entriamo? Ma sì, papà, diamoci alle orge. Domani andiamo nel deserto, chissà che cosa ci succede. E andiamo, papà. Entrate prima voi o entro prima io? Entra, non ha importanza. Entriamo insieme. Visto quanta gente.
avrà detto trasiamo. Sì. Grazie, grazie. Prego, prego. Papà, 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 ordiniamo, papà. Aspetta un momento, piano piano. Oh, ordinate prima voi o ordine prima io? Chi ordina, ordina, non ha importanza, lo voglio bene. Che beviamo, che beviamo? Champagne, che vuoi? Champagne, due bicchieri di champagne. Una bottiglia di champagne. Che due bicchieri? Una bottiglia? Una bottiglia. E anche due panini. Non farmi fare brutte figure, ma la vuoi finire, sì o no? Ho un poco di ardore. Ma cosa dite di stare in osteria? Che me gritano al passar, y es entonces que me empino pa que me vuelvan a gritar un meneito así, mi negro lindo, un meneito pa' aquí, ay pa' gozar un meneito así, 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 ay, un meneito pa' aquí, ay pa' bailar un meneito. Cosa rica, sabrosona, que te quiero ver bailar. ¡Agua! ¡Ay, ya! ¿Eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Azúcar! ¡Ay! ¡No! ¡Basta, basta! ¡No ne posso più! Yo soy una mulatona que camino con sandunga, así, 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 y muevo tanto la cintura. ¿A qué pensi, caro? Que me gritan al pasar, y es entonces que me invino pa' que me vuelvan a gritar. Un meneito así, mi negro lindo, un meneito pa' aquí, ay, pa' gozar un meneito, así, 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 ay, un meneito pa' aquí, ay, pa' bailar, un meneito, cosa rica, sabrosona, que te quiero ver bailar. Mariscia, credi. Non canta questa, non canta. E che c'è? Bravo, fate uscire un'altra volta. Da capo. Da capo. Come ha ballato bene, guardate quanta gente. Evviva. Brava. Guarda chi c'è. Salve, allora, amici. Guarda chi sta. Salve. Come state? Allora, salve, quando vedo questo mi viene il prurito. Avete fatto bene a venire qui. Ci si diverte, sì. Si è sempre ringraziato il nostro amato sovrano Abdul Tatto. Evviva Abdul Tatto! Stamattina al ministero sono stato ricevuto molto cordialmente. Bella accoglienza. Se fosse stato al potere il traditore Fazel, non avreste avuto nemmeno un palmo della vostra terra. Effettivamente. Uccinazione a parte, si intende. Hey, Howard! Questi sono quei due europei di Napoli di cui ti ho parlato. Buon divertimento, amici. Ciao, arrivederci. Ciao, arrivederci. Ciao, arrivederci. Ciao, arrivederci. Ci vediamo, ci vediamo. Papà, 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 si beve. Papà. Champagne, io lo champagne, senza complimenti. Benvenuti, signori. Io sono il proprietario del Morocco e vostro fedele amico. Il mio nome è Hamoud Fellah.
Molto lieto, signore. Il mio nome è Ciro Cerquetti e questo è il fidanzato di mia figlia, Alfonsino Cammarano. Cammarano? Già che ci siamo, si potrebbe sapere il nome di quella ballerina, di quella scura. Come si chiama? Quella che faceva così, con quella che si levava le spennava. Date in mano a me. Ma certo, signor Cammarano, il suo nome è Fatima, il più bel fiore dell'Oriente. Hai capito? Vi fidate di tutti? Siete circondati da nemici? Ma che state dicendo? Qua non abbiamo fatto niente di male. Niente paura, per vostra buona sorte ci sono io che sono un amico e vi aiuterò. Aspettate, mamma mia, voi ci dovete spiegare questo fatto. State calmi, mantenete un contegno disinvolto, siete osservati. Magalì, Salomè. Yamahara, queste sono le vostre guardie del corpo. Accanto a loro non vi succederà nulla. Per la cena faccio preparare nella saletta riservata. Ora permettetemi di offrirvi un brano musicale del vostro paese. La mia orchestra l'ha preparata apposta per voi. Grazie, grazie. Vieni, qua, vieni qua, vieni. Vieni qua, vieni qua, vicino a me. Qua, vicino a me. Champagne. Vieni qua, vieni. Tu te ne devi prendere una a me e una a te. Va bene, va bene. Champagne. Vai presto, su la bottiglia. Studiamo la bottiglia. Caravan Petrol. Caravan Petrol. Caravan Petrol. Ma questa è Caravan Petrol. E questa la conosciamo. Caperino, come toppi. Caravan Petrol. Caravan Petrol. Caravan Petrol. Caravan Petrol. Caravan Petrol. Caravan Petrol. Ma no, un po' no, non le voglio, dallo a lei. Caravan Petrol. Caravan Petrol. Caravan Petrol. Caravan Petrol. Caravan Petrol. Caravan Petrol. Caravan Petrol, Caravan Petrol, Caravan Petrol, Caravan Petrol, Caravan Napoli, Caravan Napoli Petrol. Petrolifera, Caravan Petrol, Caravan. Ma già affittato nu camel, ma già cattato nu turbante, nu turbandari, nascendo con pennacchio rosso e blu. Co viasca Mario da Muriel, cerco petroli americana, mentre ballano i beduini, mentre cantano i tribù. Come si bella cavalla stu camella, con vino, l'altra colla, con turbanti un archile. Uè si curioso, mentre scava stu portu, si scorda della non è cosa che ho petroli e non c'è sta. Alla alla alla, ma chi t'ha fatto fa? Come si bella cavalla stu camella, con vino, l'altra colla, con turbanti un archile. Co fiasca mano e co camella, che guardi annanzia folla rete, revuta faccio tu lede, non si può più camminare. Io mi è arrivato pazzariello, se trovo stu da me non li che mi scoppiva con tabacca, ma chi è sta lì babà? Come si bella cavalla stu camella, con vino, glatta, colla, con turbanti un archile. Uè si curioso, mentre scava stu portu, si scorda della non è cosa che ho petrolio e non c'è sta. Come si bella cavalla stu camella, con vino. Come si bella cavalla stu camella, con vino, gratta, con la foto, il pan di un archile. Quesi curioso, mentre scava stu per tu, si scorda di l'unne cose, dopo droghe non si sta. Alla, alla, alla. Non voglio più scava. Come so bella cavalla stu camella, con vino, glatta, colla, con turbanti un archile. Caravan Petrol, Caravan Petrol, Caravan, Caravan Petrol, Caravan Petrol, Caravan, Caravan Petrol, Caravan Petrol, Caravan Petrol, Caravan Petrol, Caravan Petrol. Hey!
andare questi, di dove sono? Aspettate un momento. Bevi, bevete! Complimenti, complimenti vivissimi, siete sei cannonate. Grazie. Scusate, vi togliete una difficoltà. Prego. Ma come fate a parlare così bene napoletano? Non siete mica napoletani, per caso? Siamo tutti napoletani. Tutti quanti tutti napoletani. Napoletani. Ma fa piacere. E come ci siete arrivati fino a qua? Gegge vuol sapere come siamo arrivati fino a qua, il signore. Ma come, tu non ti ricordi? Siamo partiti da Benevento. No, 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 poi un momento, andati... guardate. Siamo partiti da Napoli. Dunque poi da Napoli siamo andati a Benevento. Poi da Benevento a... come Caserta. Si chiama? A Caserta. Poi da Caserta a Brindisi. E bello, piano piano siamo arrivati fino a qua. A piedi? E a piedi. In avione. Ah, già, con l'avione. Chi ci aveva e pensato? E così abbiamo iniziato questa tournée. Magnifico giro. E finisce qui questa tournée? No, 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 no. Guardi, lunedì e martedì siamo in Alaska. Oh. Mercoledì siamo a Pechino. E giovedì a Napoli. Giovedì tornate a Napoli? Sì, signore. E come ce la fate, scusate? Sempre... Ah, già, sempre con l'avione. Che simpatico. Permettete? Molto piacere. Ciro Cerquetti, ex barbiere e recente milionario. Molto bene. Mi fate una cortesia? Prego. Vorrei chiedere un favore al signore. Voi mi autorizzate? Prego, dite pure. Dite, dite, dite. Io abito a Pallonetto Santa Lucia. Se passate da quelle parti... Va bene. E vedete mia suocera. Non me la salutate. Così, senza nemmeno un po' di su. Che schifo. Brutti. Stai divertendo, no? Signore, la cena è pronta. Se volete accomodarvi nella saletta riservata. Magnifico. Saletta, papà, ma si mangia, si beve. Abbiamo la lista a disposizione. Ui, corre. Diffidate di tutti, specialmente di questo Hammond. Sì. Ma qua sono tutti pazzi. Papà, papà. Che vuoi? E ne dite delle guardie del corpo? Ah, io per me preferisco il corpo delle guardie. Non mi facci male, papà. Appena vado a Napoli ti porgio subito un bacino, la strega di mia moglie. E ti sposi. Mi dai un bacino prima tu, ti do un bacino prima io. Faremo una vita da rabbacca. E quando sei bella. Vieni, già facciamo le coppe e beviamo. Cosa fai? Cosa fai? Vieni qua, o da amici, guardate, guardate chi ti ha fatto. Guarda chi vede. Stai fermo, lasciala stare che ti do una. Ma voi siete sposati. E tu sei promessa a mia figlia, Lazzarone che sei. Ecco. Ma siete proprio decisi a intraprendere questo lungo viaggio? È molto pericoloso. Ci capisci? Molto. È nel suo proprio interesse. A chi lo se straniero, se lo sodian, lo sroban, lo smaga. E a me che cosa mi fanno? Mi sembrerà di stare a casa mia con mia moglie e mia suocera. Ma non avete pensato alla durezza del viaggio, ai pericoli? Sabbia, cavallette, solo rovente. Gente più forte che ustede, a chi ha lasciato la pelle, los ojos accecato dal sol, los labios spaccato por la sed. Ah, se è per la sed, stiamo facendo rifornimento adesso. Alla salute. Cos'è? Allora hai deciso, volete proprio partire? Per sì? Forza. Devo andare a prendere possesso della mia proprietà. Se è solo per questo, posso farvi un'offerta io. Perché non vendete tutto a me? Ma cosa vuoi comprare tu? Bene, come volete. Naturalmente, prima di andare via dovrete pagare il conto, eh? Si capisce che paghiamo. Per chi ci hai preso, ti do. Bravo. Quanto vi dobbiamo? Oh, poca roba. Cena, bevande, bagliotere, musica, spray, sei solazzi vari. Il tutto $500, che in lire italiane fanno 200.000. 200.000. Ah, e chi me le dà? Se paga voi, domani non posso pagare i camellieri. Oh, ma non fa niente. Io vi sono amico. Siamo tutti figli di Allah. E vi aiuterò fino alla fine. Fatima, sì. Hai con te quella carta? Sì, mi signor. È una parola, chi ci capisce niente? Il poliglotta è lui. Io sono il poliglotta. Vedi se ci capisci qualche cosa. Io non ci capisco niente. Questo per me è arabo. Eppure è chiaro. Sta scritto che voi vi impegnate di pagare il debito antes de vostra partenza. Semplice, no? Sì, sì, e come no? È semplicissimo. Ecco la penna. Basta firmare. Ah, ecco la prego, penna. Prego. Tutto organizzato. Io c'è la penna, ci sta pure la scrivania. Che ecco fatto. La penna a voi. Questa adesso la imbuchiamo.
No, 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 date a me, questa la tengo io, è molto più sicura. Papà, papà, mi sento male. Muore, meno male. Mi sento bene fino a qua. Oh, ha mangiato troppo, sì. Sei un ingorgo. Papà, ecco, andiamo a prendere un po' d'aria. Bravo, hai avuto una bella idea, quattro passi ci faranno bene. Ecco, andate. Poi andiamo a prendere una boccata d'aria. Servo vostro umilissimo. Scusate, che Allah mi protegga, grazie, che Allah mi protegga. Prego. Tu non vieni, bionda? No, 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 è bruna, è bruna. Ah, scusami. Che Allah vi protegga, Allah. Ma perché? Allah. A qua non si va. No, Allah. Chiama Allah, fu chiesa, Allah tu chiama Allah. Sì, sì. Allah. 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 Però quella carta non disse nada del debito dei $500. Piccola candida colomba, quei due imbecilli hanno firmato la cessione della loro proprietà per quattro soldi. E perché sprecate questi quattro soldi se quella terra è soltanto un cimitero di cavallette? Timida tortorella, quel terreno nasconde sotto il manto di arida sabbia uno sconfinato mare di purissimo petrolio. Cosa ne dici, piccioncino? Che voi siete il terzo imbecille della serata. Ma come tu, Fatima, la mia fedele favorita? Ma che favorita? Attenta. Io sono Seta 4, agente segreto del controspionaggio nordamericano. Che cosa? E a chi è stammi capo? Ingegner Hepburn, per servirvi. E grazie per la vostra cortese collaborazione, Mr. Hammond. Ladro! No, io... no, 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 non più di chi fa pagare $500 questo pranzo. Intanto, ecco il saldo del vostro conto. Adesso mi dispiace, Mr. Hammond, ma sono costretto a chiudervi a chiave in questa stanza. Andiamo, Z4. No, 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 un momento, un momento. Mettiamoci d'accordo, Fatima. Allah, Allah. Andiamo. Aspettate, capo. Eso es para usted. Ora devo filar perché aquí la tierra está caliente para mí. Sì, vai pure. Z4, sono molto contento di te. Hai fatto un lavoro veramente ottimo. Sapete dove trovarmi. Certo. Pazzoliani. Ara, 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 fazzele, 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 ara, ara, Iacuri. Oh, Allah. Signor Cerquetti, era la colpa sempre vostra. Ma che vuoi? Che è successo? È successo che sono ritornati i liberatori. I rivoltosi di fazza. Ma è vita male questa. Non è possibile andare avanti così. Ma esiste o non esiste questa NATO? Esiste. Papà, papà, sulle mani, che sulle mani, papà! E dove ce l'ho? Non ce l'ho su. Mani. Vada! Potermi Katiusha, oh. Capasciani, fururu! Ma volete lasciarmi andare, oh? Tu straniero, che cos'è questo foglio? No, questo è l'atto di proprietà di un campo petrolifero. Nessuno straniero può avere proprietà, no. Appartiene tutto allo Stato. Questo è mio! No, un momento, Agabala. Non sapete che questa rivoluzione l'abbiamo organizzata noi, Abahara. Eh? Abahara! 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 No, ma che è vita questa? Io non ce la faccio più, che scherziamo. Ah, avete ragione, papà. Papà, tanto con quel fetente di fazzella al potere, la proprietà ve la confisca. E che dobbiamo fare? Ce ne torniamo a Napoli. Ma come avete ragione, troppa rivoluzione. Andatevene via, andate. Non è possibile, poi appena ci muoviamo questi si sparano addosso. Aspettate. Noi abbiamo imparato l'inno dei rivoltosi, si chiama Quanto è bello Fazzella. Noi adesso lo suoniamo, così ce la squagliamo e voi ci venite appresso. Bello, quanto è bello paesano, amico, bella idea. Mi piace questa idea, è proprio buona. Attenzione. Saluto ma Fazzella, va! Ma si può sapere questo brigante di Fazzella che cosa vuole? Vuol fare il dittatore, per questo accusa il nostro sovrano Abdul Tattoo. Permesso, mi devo inchinare. Sentite, fatemi la cortesia, non vi chinate più perché vi ho urtato il sistema nervoso.
Ah, e che maniera è questa? Lo accusa di arricchirsi alle spalle del popolo oppresso. E intanto vuole andare lui a potere per arricchirsi alle spalle del popolo oppresso. E il popolo questo non lo capisce. E quando mai il popolo ha capito qualche cosa? Amahara! Chi è? Coraggio, amici! Vi vengono a prendere per fucilarvi, beati voi! Ma che beati voi? Quelli ci fucilano e questi dice beati voi! Invece io sarò torturato! Ma perché ci vogliono fucilare? Andiamo a giù! Amahara! Chi è? Amahara! Ma che volete? Tu, brutto straniero! È bello lui, eh! Andare! Da dove? Ce l'ha con voi, andate, io non ho premuto, andate voi! Anche tu devi morire! Ah, è stato sancedare, grazie a San! Beati voi! Fatemi la cortesia, fucilate pure a queste che non lo sopportano. Mannaggia vostro nonno, mannaggia. Cini! Ma che t'ha fatto, si può sapere? Che mi ha fatto? Proprio qui doveva morire, eh? Siete contenti adesso, signor Cerquetti? Senti, ne ho conosciuto sprocetati delinquenti, ma come te, nessuno. Quando le cose vanno bene mi chiami papà. Quando le cose vanno male mi chiami signor Cerquetti. Ma guarda che se questo mi Cerquetti, libera... Cerquetti? Vostro nonno Cerquetti? Sì, sì. Ma allora voi siete salvi? Perché? Ma io ricordo benissimo, vostro nonno ospitò il generale Fazel quando era ricercato dalla polizia. Lo sentite? Ma chi non conosce Cerquetti, l'amico della rivoluzione? Avete sentito? Sì, signore, mio nonno era amico stretto della rivoluzione. Ah, ciao, se ci auto, ciao, ciao. Oh, sì. Cerquetti. Cerquetti. Cerquetti, mio nonno. Tu, nipote grande Cerquetti. Sì, mio nonno, mio nonno. Amico, tu subito liberare. Tu subito avere due terre. Grazie tue proprietà. Grazie assai. Quello, amico tuo. Quello lì, no, e chi lo conosce? Quello lo possiamo anche fucilare, non mi interessa. Fucilare, papà. Ma vedi quando sei così l'anima e vigliacco? Cosa dovrei fare adesso? Vabbè, non fa niente, liberiamolo, diamogli un po' di vita. Amakara, liberami. Spero che non vi dimenticherete di me. Liberiamo pure questo povero disgraziato qua. Questo è mio parente, mio cugino da parte di mio nonno. No, lo conosco. Lui è nato qui, in Rateno. Sì, sì, nato qui, in Rateno, perché mio nonno era giovane quando venne qui. Era forte, esuberante, napoletano. E allora fece... andiamo, liberiamolo, che si costa. Generale Fazel, felice vedere nipote grande Cerquetti. Io, nipote Cerquetti. Lui dare voi cammelli, dare molti mezzi, attrezzi per andare tue terre. Possiamo andare allora. Io impaziente andiamo, condurvi, generale Fazel. Avete sentito, siamo liberi. Liberi! E muovetevi, tu stai ancora così. Alfonsì, sciogli il cane, no? Sciogli il cane, adesso quello sciogli il cane. Ferma, aspetta, che adesso tocca a me. Mi dà la casetta, dammi una mano. Momento, adesso devo salire io. Cosa? Si è riposato, sì. Allevate, mi. Arriva, ma che vuoi fare? Che dice questo? Ma che fai? Ma come ci lasci qua? No, signore, abbiamo fatto male in coscia. Ma stai scherzando? Ma che fai, ci lascia qua qui? Ma che fai, adesso se ne va ci lasci in mezzo al deserto? Aspetta un momento. E la cassetta qua, come facciamo? Con quello se ne va. Dove va? E chi lo sa, avrà un appuntamento. E quando ritorna? Quello lì, quello non torna più, metti di l'anima in pace. Non torna più. Ma che state dicendo? Come ci andiamo alla proprietà? Quale proprietà? È questa la mia proprietà, quella che mi lasciò il nonno. Noi comincia da quel cartello e finisce all'orizzonte. Guarda quanto è bello, guarda. Questo è un fetentissimo deserto. Noi qui moriremo di fame e di sete. Coraggio, vediamo di risolvere. Tocca a voi a risolvere, caro signor Cerquetti. Io sono una povera creatura innocente. Tu sei una lurida carogna. Andiamo, mettiamoci in cammino. Un'oasi la troveremo. Un'oasi? E dove la troviamo l'oasi? Questa è in mezzo al deserto. Ma perché le oasi stanno a Gallarate? Quanto sei deficiente. Maledetti il giorno che disse a quella figlia mia te lo faccio sposare. Mannaggia a me, signor, se Cerquetti, mannaggia. Mamma mia. Il fuoco in gola, il fuoco. È finita. E per forza, ti sei bevuto tutta la borraccia d'acqua. Papà, ho sete. E adesso andiamo a bere a quel bar laggiù, voi. Dove? Laggiù, quel bel bar, voi, il Bar Polare, a Piazza San Ferdinando a Napoli, a 26.000 chilometri da qui. Signor Cerquetti, non fatelo lo spiritoso. E non mi sfrogoliare il pasticciotto che tengo un nervo per capello. Sto pensando, avevo quel bel negozio di barbiere, che meno male andava avanti.
Adesso chissà come è andata a finire. Nemmeno una cartolina. Niente, niente, quel farabutto, e so 15 giorni. 15 candelotti. Quello si è data una bella vita, orientale. E come fa a pensare a voi? Ma dove scappa? Qui deve ritornare quel delinquente depravato. Statevene poco attento, andate sì. Il nasone non è certo la cucciola. Abbiate pazienza. Ma io quando sento nominare il titolare della ditta, mi vengono le furie dai nervi. Servito! Volete proprio vedere? Sì, voglio controllare la sfumatura. Va bene, ecco qua. Che servizio è? Mamma mia! Che? Non vi piace? Vi sentite male? No. Tagliatemi i capelli a zero. A zero? Sì, a Gesù. Zero. Preferisco portare il cappello 6 mesi piuttosto che andare in giro così. Ah, come volete, noi accontentiamo sempre i nostri clienti. Tagliatura alla Juvanca! Acqua fresca. Per conto mio, pure se è caldo me la bevo lo stesso. No, se è caldo non la voglio. Me la bevo io, non fa niente. Io non so cosa ci bevo. Alfonsi! Eh? Alfonsi, guarda la banca d'acqua! Eccola! No, c'è troppa gente, ci cerchiamo un altro. Che fa? Non fa niente. Acqua! Aspetta! Acqua! Andate a bere, adesso Era un miraggio. Ormai non ci resta che voglio morire. Che facciamo? Morite prima voi o muoio prima io? Chi muore, muore, non ha importanza, basta che non ti vedo più. Papà! Papà, io non ce la faccio più, papà. Papà, Ma andate a gamba, mi si piega. Aspettate. Papà. Voi siete morti prima voi? Allora adesso muoio io. What you doing, paisa? Hello, what you doing, paisa? You like to see me here? Come on, hello, paisa. Hey, what you doing, paisa? Come on, hello. È solo la pioggia ci mancava. Mamma mia, che? Mamma, chi è? Oh, un altro miraggio. Sì, signor miraggio, lasciateci non morire in pace. Ma come ride questo? Io no, miraggio, io uomo vero, e questa acqua vera, sentire, acqua vera. Acqua vera. Sant'Annare ci ha fatto il miracolo. Dammene un poco pure a me, un poco pure. È calda. E che fa? Ma metti un pezzettino di ghiaccio e una fettina di limone, no? Metteteci pure un poco d'aria, ci credo. Non mi piace, Non fa niente. Un'orzata, forse. Può fare, ma la bevo io. Grazie assai, grazie. Ma che scherzavo, questo è un miraggio. Ma che strana risata che tiene questo? Ma vai, ce lo facciamo sto valzerino? Ehi, facciamo valzerino. Io non mi raggio, io dare voi passaggio con cam... Venire, prego, paesà, presto a salire, mangiare. Dove andiamo? Io guardo, grazie, no, io come ma dove ci portate, lontano? Yeah, approfittiamo, grazie. Volcano, ce ne stiamo, ma ci stiamo. Ehi, la pozzina, prego, accomodare, questo camion a vostra disposizione. Grazie, tanto. Oh, prego. USA. Dov'è? Che organizzazione? Perfetto. Ma questo petrolio lo portate direttamente dall'America voi? No, questa è produzione locale. È nostra compagnia cercare petrolio in tutta zona. Molto fortunato chi possiede terra qui. Perché? Fa fortunato? Perché noi compagnia a comprare tutte terre qui. Petrolifere e non petrolifere, una per l'altra. Tanto noi guadagnare sempre. Ok. E chi le spegne le candele? Le candele? Ci ha fatto gli auguri canterini. Come on, boy, come on. Che simpatico. Papà, io non c'ho un'idea stratosferica. E tienetela per te, non me la dire, per piacere. Mannaggia. Noi non possiamo. E poi le cose in grande non sono fatte per noi, credi a me. Papà, non fate rinunciataria. Questa è un'idea super luminosa. Ma che vuoi fare adesso? Venite con me, non vi preoccupate. Non darete. Lasciate fare a me. Non darete. Ci penso io, camminate. Ma spiegami però. Paesà, presto, salire, partire, no, andare. Tu andare, noi restare, venite. Ma dove venire. Vuoi andare? Camminate, sta pensando. Tu vendere a noi fusto di petrolio. Ma che ne dobbiamo fare? Vuoi restare in deserto con petrolio? Si è sposato allegro. Quanto volete fusto di petrolio, Butta giù, $10, va bene? Ah, chi? 5, Ok, paesà, va bene.
papà, datemi $5, fate presto. Ma tu sei impazzito, $5 a te. È un affare importante, un affare d'oro, papà. $5, fate presto, cacciate i soldi. Qua, date a me, date a me. Ho perduto $5. Tu passerai ancora di qua? Oh yes, tonight. Chi è tenato? Stanotte. Stanotte tu portare noi in città. Ma cosa fare qui con petrolio? Chi lo sa che ce lo beviamo. Oh yes, capito. Zan, zan. Bye bye, paesà, bye bye. Se ne va, papà. Non me lo vuoi spiegare che stai pensando? Un momento, ora mi spiego. Papà, un giorno mi... ce l'abbiamo fatta, finalmente. Ecco, un altro minuto e è finita. L'ultimo sforzo, ecco fatto. Dunque, sentite, papà, sì. Dunque, papà, fra poco si fa notte, eh? Oh, ci viene a prendere l'autista, con quello là, quella che canta e ride, per portarci in città. Domani mattina poi torniamo qua con l'ingegnere americana. Riempite, papà, riempite. E aspetta un momento. Avete capito? No. Riempite. Quelli della compagnia americana vengono qua a trivellare, trovano il petrolio e ci danno subito. Non so che mazzata, a me e a te. Oh, ci danno un vagone di dollari. Sì. Riempite, papà, riempite. E sto riempendo. Abbiate pazienza e vedrete. Ma chi te l'ha detto che quelli vengono a trivellare proprio qua e non a 10 metri più in là? Quanto siete ingenuo, papà. Sono ingenuo. Vengono a trivellare qua perché non diciamo che qua ci sta il petrolio. Anzi, noi ci mettiamo pure una bandierina di segnalazione. E poi non glielo vendiamo senza impegno, papà. Però, da un certo punto di vista hai ragione tu. Quello l'autista l'ha detto che gli americani comprano tutto. Oh, papà. Hai avuto una bella idea. Bene, ma magnifica idea. Papà, state riempendo. No, lo sto facendo due uova al burro. Vedrete, vedrete, certo che dopo ce la dobbiamo squagliare subito, eh. Si capisce. Noi diciamo, questa è la terra, sotto ci sta il petrolio, pagamento anticipato. E chi si è visto, si è visto. Bravo, cerchiamo di evitare le mazzate, eh. Noi ci pigliamo i soldi, ce ne scappiamo subito e ci fermiamo solamente quando siamo arrivati a Napoli. Bene. Papà, deve ancora nascere l'americana che non si fa fregare da un napoletano. Sì. Riempite, papà, riempite. Lo riempendo, ma ti schiaffava la faccia, finisco di riempirti io. È una parola, te, riempiti, oh. Dove c'è quella bandierina bianca? No, ancora più avanti, un po', quasi. Eccoci qua, eccola. Fermi, fermi. Venite. Mister, venite. Qua, qua, mister, qua. Qui c'è il pozzo. Sì, non il capisco. Pozzo del pozzo l'abbiamo sentito qui quando siamo arrivati. Lui mi ha detto... Mare, un oceano di petrolio. Beh, mare, oceano, non lo possiamo ancora dire. Pozzo, un pozzino, una fondanella, ecco. Ditele che si tratta di un barile e non ne parliamo un più. Un barile? No. No, un barile, no. Tu confuso, ma sapi. Signori, non vorrei perdere molto tempo, qui il tempo è petrolio. Avete ragione, capo. Adesso trivelliamo subito e vi facciamo vedere che zambillo, una cosa mai vista. Per favore, signori, arriviamo al sodo. Quanto volete per questo terreno? Beh, lo capisco, scusate, così senza trivellare, con tutta la fatica che abbiamo fatto. Papà, mi pare che questa se la vuole cavare con quattro soldi. Qua dobbiamo rischiare e insistere. Si capisce, lascia fare a me. Noi il petrolio glielo dobbiamo far vedere, no? Papà, c'è chi, scusate. Va bene, trivelliamo pure. Cominciamo di là? No. Il puzzo l'abbiamo sentito proprio qui. È qui che dovete scavare. E cominciamo di qua. Scaviamo qui! Avanti, correte! Ecco, smetti ragazzi. Su. Piazzate qua la trivella. Attenti adesso, eh. Alzate la cima lì, così. Fissate i cavi a terra adesso. San Gennaro, è arrivata l'ora, dateci la forza di sopportare a me a questo povero disgraziato. Bravo, bravo. Forza così. Adesso. Prego, intensamente, prego. Va bene, basta così. Petrolio buonissimo. Ingegnere, che vi avevo detto, eh? Petrolio di prima qualità. Di primissima qualità. Io capisco. Poi esce già raffinato, è una cosa unica al mondo. Avete fatto un affare d'oro. Ma ditele di smettere, se sennò finisce. Hai ragione. Buono. Ingegnere, scusate, abbiate pazienza, ma la bomba qua si suca il petrolio. È quello un barile. È già uscito un barile. Il petrolio si sciupa e voi non avete comprato cosa. Stop! Vogliamo regolarizzare. Volete firmare il compromesso? Si capisce, senza perdere tempo. Se per voi il tempo è petrolio, per noi il tempo è contratto. Vieni qua, fai un po' da scrivere. Subito. Ciro Cerquetti. Papà, ho messo un punto. Ma avete fatto un ecco punto. Fatto. Grazie. E adesso anche un po' di quattrini. Si capisce. Eccovi 2000 dollari. La prima cosa, grazie.
Ah, finalmente mi sono levato un peso dallo stomaco. Papà, ma modestamente, se non era per me... Bene, sono contento di te, va. Questa volta hai funzionato veramente bene. Ma adesso dobbiamo tagliare la corda. Si capisce? Insegnere, noi vogliamo togliere il disturbo. Già. Arrivederci e chi si è visto, si è visto, eh? Non volete assistere alle altre trivellazioni? Che fa? Trivelliamo ancora. Fate una seconda trivellazione. Si capisce, la tecnica lo esige. Prima a nord e poi a sud. Ma lascia la morte, sono rovinato, ma si scopre tutto, pezzo di deficiente. Che bella idea che ho. Che ne sapevi di questa tecnica proprio petrolifera? E quando uno non lo sa, non si deve imbicciare, non deve mettere nei guai gli altri. Ingegnere, scusate un momento. Ingegnere. Che c'è? Abbiate pazienza, non mi chiamate volubile, ma a me questo contratto non mi piace più, lo voglio mandare a voi. Ah, mi dispiace, è impossibile, oramai avete firmato il compromesso. Va bene, sia fatta la volontà di Dio. Sono pronto, pronto e compromesso. Ingegnere, partiamo! Partite! Hai capito? Tutti partono, noi solamente non partiamo mai. Ingegnere, perdonateci, è stata la fame. È stata la tua ignoranza, quale fame? Ma è meraviglioso, un oceano di petrolio. Vai, guardate! Porca miseria! Bene. Ma che hai fatto? Hai sotterrato altri barili anche? No, io credo che l'avevate sotterrato voi. Io no, non ne so niente. Guardate, quanta petrolio, guardate. Tutto petrolio, papà. C'è petrolio dappertutto. Petrolio, quanto petrolio. Guardate quanto. Me l'hai fatto vendere per quattro soldi, me l'hai fatto vendere, delinquente. Qua. Che stai cercando? Questa terra è piena di petrolio. Cosa c'è? Piena di petrolio. Papà, guardate. Petrolio per qua. Petrolio. Qui siamo in un bagno di petrolio. E me l'hai fatto vendere a quello per 3 centesimi. Maledetto che sei, maledetto. Ma chi lo poteva prevedere? Anche voi eravate contenti di vendere questo terreno, ma maledetto. Tu sei la maledizione della mia vita. Mi sei capitato fra i piedi solamente per combinarmi guai. Papà, tanti danari non fanno la felicità. Almeno state zitto, traditore, sabotatore della mia fortuna. Adesso basta, signor Cercquetti. Ma moderati i termini. Ah, sì, Non offendete i connazionali e in casa d'altri. Ah, il connazionale saresti tu. Questa è casa mia. La casa vostra. Adesso è casa dell'americano. E tu me l'hai fatta dare agli americani, ma io ti strozzo. Gioco la libertà, non fa niente. Noi rientriamo alla base. Volete un passaggio sino all'albergo Morocco? Ah, ecco dove vi avevo incontrato. All'albergo di quel beduino. E mi avevate pure avvisato di diffidare di tutti. E io che non pensavo che il peggiore nemico mio lo portava appresso. Vogliamo andare? Ma io ti levo dal mondo, ma quando esiste il cielo. Vai! Ma allora voi mi conoscevate? Certo, vi aspettavano tutti. E sapevate pure che qua esiste tutto questo petrolio? Naturalmente. Piuttosto ditemi, perché avete fatto il trucco del fusto sotterrato? Cosicché conoscevate pure il fatto del fusto. Vabbè, questo l'ho capito subito. Allora i napoletani non vi hanno fregato? Non direi. Hai capito, criminale? Quell'americano che non doveva farsi fregare dal napoletano, non solo è nato, ma tiene pure la barba lunga così, oi. Papà, vedremo la storia a chi darà ragione. Ha parlato Benedetto in croce, ma che capisci di storia? Fermo come male, papà. Hai visto? Sali, io ti devo cambiare i connotati. Vale, vieni male. Ho venduto un tesoro per 4 fighi secchi. Bevi. Io non so come farò a dimenticare, incosciente. Nemmeno un piccolo rimorso. Svegliati, delinquente. Scusa, Tavarici, ma se proprio lo devi buttare il vino, dammene un goccetto. Vuoi bene? Mi fai piacere, fratello. Tiè, godi anche tu. Grazie. Aiutami a dimenticare. Devi dimenticare pure tu. Sì, da solo non ci riesco. La mia sorte è segnata. Appena arrivo a casa, boom. Ti aprono subito? No, mi fucilano. Chi? Tua moglie? No, mia moglie non c'entra niente. È la polizia politica che mi fa boom. È tutto perché io ho fallito la mia missione. Dovevo prendere il vostro terreno con petrolio. Esto, siamo rimasti fregati tutti e due. Signori, ho il penoso compito di avvertirvi che gli ultimi $25 ve li siete scolati teste.
Se volete bere ancora dovrete pagare in contanti, altrimenti sarò costretto, mio malgrado, a buttarvi fuori come cani rognosi. Piano, piano. Forse il mio linguaggio è poco chiaro. No, più chiaro di così si muore ammazzati e subate prime volte. Bene, provvedo subito per i vostri bagagli, eh? Per conto mio a casa non ci torno. Papà, non vi arrabbiate, ma mi è venuta un'altra idea. Non si potrebbe provare a farsi assumere dall'ingegnere della compagnia petrolifera? Tre posticini, tre pezzi di pane assicurati, eh? Bravo Alfonsino, bravo! Ma lo sai che stai cominciando a fare dei miglioramenti? C'ha ragione, no? Con l'ingegnere siamo amici, non ci potrà mica negare un tozzo di petrolio, eh? Allora mi volete abbandonare? Perché? A me l'americano non mi aiuterà. Io una volta gli ho dato una botta in testa. Stai tranquillo, frate, stai tranquillo. Gli americani aiutano proprio quelli che gli danno le botte in testa. Io li conosco. Signori, i vostri bagagli sono stati scaraventati dalla finestra. Volete uscire con le vostre gambe o devo farvi fare la stessa strada? Che maniera questa? Ce ne andiamo. Ma vi devo dire che il vostro vino fa schifo. È vero, perché anche io mi sento male. Oh, impossibile. Le bottiglie di vino del Libano non fanno male. Ah, sì? E allora vediamo, me. Visto? Fanno male. Avevo detto che quella è una sciocchezza. Ciao! Statemi a sentire, dunque tra la Turchia e la Norvegia c'è di mezzo il Mar Nero. Segna, quanto costa? 100.000 chilometri. Allora segna 100.000 lire. Ma che 100.000 lire? Ma voi pensate sempre ai soldi? Ho detto 100.000 chilometri. Io voglio capire. Voi segnate per le mamma, sì. Sì, ma non lo Certo che i napoletani sono curiosi. Quello del terreno non è neanche venuto qui per firmare il contratto definitivo e ritirare il suo saldo. Sono ben 2 milioni di dollari. Sarà ancora al Morocco ad ubriacarsi. Provo a telefonare. Allo? Me passa il Morocco? Il Morocco? Mister Cerquetti, por favor. Partito? Accidenti. Gracias. Dicono che il Cerquetti è partito all'alba con Botulov. Ah, quel dannato russo è tornato alla carica. Sì, ma ormai il Cerquetti si è già accordato con nosotros. Ha firmato soltanto il compromesso, può rimangiarselo quando vuole. Basterebbe che quel dannato russo gli facesse un'offerta superiore alla nostra e noi saremmo rovinati. Saremmo rovinati se il General Fassel requisisse il campo petrolifero come fa con tutte le proprietà degli stranieri. Ma il nostro ambasciatore è già intervenuto presso Fassel. E non ha ottenuto nada. Ma dove è fallito un ambasciatore? Io sono riuscita. Z4, sei meravigliosa. E adesso dobbiamo cercare per terra e per mare questo dannato Cerquetti. Vai presto, muoviti, tartaruga! Ma che succede? Ehi, Gio, porta la pala! No, questo non è un posto per noi. Qua c'è gente troppo veloce. In un papini e campa, no. Papà, voi guai, me li tirate addosso. Abbiate un poco di fiducia, eh. Vedrete che l'ingegnere ci riceverà. Per favore, volete annunciare all'ingegnere? Non c'è tempo, l'ingegnere è occupatissimo. Un minuto. Un secondo. È il primo frutto della tua nuova idea, oi. Al mio paese si dice che quando la strada è in discesa e i freni non funzionano, cominciano i guai. Al nostro paese siete tutti cuffi. Vedrete che l'ingegnere ci riceverà. Per favore, volete annunciare all'ingegnere che tre cacalantuomini desiderano parlarci? Ma che state scherzando? No, io parlo sul serio, è una cosa urgente. Io ci provo, ma è molto difficile. Se non ci riceve da tagliata. Nessuna traccia. E va bene, proseguite le ricerche. Ingegnere, ci sono 3 persone che vorrebbero parlarvi. Adesso? Sì? Ma è impossibile, come hanno fatto a sparire così? Continuate le ricerche oltre le piste. Voi andate al campo d'aviazione, fatevi dare un elicottero e andate immediatamente al porto per controllare ogni nave in partenza. Ok. Ma che cosa gli dico a quei 3 lì fuori? Come vi devo dire che non voglio essere disturbato? Sono in ballo gli interessi della compagnia, prendeteli a calci! Vabbè. Eccolo. Hai parlato con l'ingegnere? Gli ha detto. Vi dispiace di rivoltarvi? Sì. E rivoltarvi. Rivoltiamoci. Così trattate i profughi politici. Non lo dirò all'ingegnere, vi faccio È stato proprio l'ingegnere a dirmi di prendervi a calci. Ah, sì? È stato lui,
mia bocca. Hai visto la tua idea? Ma io ti ammazzo, ti levo dal mondo. Signor Cerquetti, signor Cerquetti, siamo all'estero. Difendete la dignità nazionale. Prego, quale dignità? Quale? Vi prego, guardate, non facciamo queste cose perché ci cacciano via per schiamarci. Non me ne importa niente, voglio andare in galera, ma questo lo devo sterminare una volta per sempre. Picchiate me! Adesso vado a parlare io con l'ingegnere, voglio vedere, capito? Un momento! Bueno, me metto in caccia anche io e riferirò a ogni media ora. È l'ordine di rintracciarli a qualunque costo. Bella novità. Andiamo. Papà, veniamo anche noi. Ci fermo. No, l'ingegnere. Toglietevi di mezzo. Aspetta. Non ho tempo adesso, toglietevi di mezzo. Ma dove? No, fermo, io sono l'ospite. Andiamo a parlare. Cerquetti. Finalmente. Ma toccare, perché quando arriviamo a Napoli ce lo dica mia figlia, eh. Mannaggia, io sto diventando matto per voi. Ma dove stava nascosti? Lo abbiamo cercato per toda parte. Come cercato? Ci avete fatto prendere a calci. Noi siamo venuti solamente per chiedervi un sudatissimo pezzo di pane. Ma che pane? Abbiamo fame. Non ne mangerete più. Mannaggia. Ecco, io questo lo sapevo. Sentite, fatemi la cortesia, toglietemelo davanti agli occhi, perché questo mi porta male. Ma insomma, che cosa vi abbiamo fatto? Perché non dobbiamo mangiare più? Aiutateci, dateci un po' posticino qualunque, da Manovale, da Pompadour. Sì, anche da Pompadour, ma vogliamo sopravvivere. Sopravvivere vogliamo. Vabbè, questo è deficiente. Come, ride e fa vedere che non capisci. Sapete leggere? Così. E che sono tutti questi numeri? 1, 2, 3, 4, 5. E che sono tutti questi zeri? Che sono? $2 milioni. Per che cosa? Per il prezzo d'acquisto del vostro terreno. Ecco, $2 milioni. Sì. Non c'è male. Sì, non c'è male, come cifra non c'è male. Certo, noi speravamo molto di più, Certo, ma ci possiamo anche accontentare. Ci accontentiamo. L'ira italiana quanto sarebbe? L'ira su $1.2 billion. Appunto. $1.2 billion. $1.2 billion. Cosa volete che sia? Esagerato. Hai capito bene? $1.2 billion. Cosa sono? Mamma. Cosa? Mamma, mi sento male. No. Mi sento male. Coraggio. Professore, fermati. Prima cercavi la libertà, poi cerchi rogna. Piccolo ricordo, souvenir. Il souvenir? Io dicevo l'occhio tutti e due. Simpatico. Per vino. Che bella cosa, proprietario di un harem, tutto mio. Non è niente da fare, io sono nato con l'animo del sultano. Hai ragione, caro Ciro. Che Ciro, ma che Ciro e Ciro, come ti permetti, quanta confidenza. Va bene, fra di noi sono sultani adesso. Che sultani, ricordati che io per te sono sempre il pascià Cerquetti. Pure qua, mo. Si capisce. Va bene, si chiama pascià Cerquetti. Alfonsino? Yeah. Sentilo poco, spiegami sto rebus. Sì. Come mai a Napoli una sola moglie mi pesava e qua 30 mogli quasi non mi bastano? Ah sì? Sì. E forse sarà l'aria. Ah, è l'aria. Mio signore padrone. Come dici? Non ti sente, più forte. Mio signore padrone. Ah, bene, adesso sì. Sei un segretario perfetto. Dimmi, quali novità ci sono? Ho trovato le due donne che tu mi avevi incaricato di cercare. Eccole qui, giù il sipario. Guarda chi si vede. Quello del Marocco. Vieni qua, che cosa? Queste me le conservo io. Va, vicino a me. Come natura crea, ci lo conserva. Gli ordini sono stati fedelmente eseguiti. Tra due giorni ti arriveranno altre 25 mogli. Benissimo. E le fidanzate per il mio giovane amico, quando arrivano? Per lui sono in arrivo 40 nuove fidanzate. Grazie, papà, grazie. Non mi ringraziare, così non mi scoccerai più l'anima e non toccherai più le mogli mie, hai capito? Tu puoi andare, ritirati. Vieni qua. Va, siedete vicino a me. Voi cosa volete? Da dove venite? Non si assumono da Liesche, il personale è completo. Fino a me.
è carino. Quell'altro lo sa. Ecco, ma vieni qua, qui. Va, anche tu, qua, vieni. Qua, venite tutte qua. Vieni. A me le donne. Dammi qua, dammi qua. Poi ce la spassiamo. Dammi qua, vieni. Affozzi. Anche a te, te lo metti. Affozzi, ama, tu mi dai una fionda a me che io ti do una bruna. Ce l'hai disponibile. Sei come di ama, che bottoria piena. Guarda qua, guarda qua. Stai bene con capelli. Vedi quante sono carine, come sono buone, come sono educate. Non parlano mai, non aprono bocca, non ti scosciano l'anima, tu capisci? Papà, papà, noi da qua non ci muoviamo più. Non ci muoviamo più, questa è la nostra terra. È la terra. Guarda, guarda qua, guarda che bellezza. Guarda, sono tutto lo zucchero, latte e miele, boccuccia di rose, pelle di velluto, pelle di sete. Ma che ne tengono talisco coi baffi. Ecco, fammi i baffi, mi piacciono. Uè, magari! Affosì. Papà, ma tu vedi quello che vedo io? Che? Guarda. Oh. Papà, si tratta di un miraggio. Oh, miraggio. Ma non vedete, quello non parlano, non si muovono. Papà, non vi spaventate. Senti. Sono i fenomeni dell'Oriente. Senti. Senti, Alfonso, il miraggio è un miraggio. Adesso che facciamo? Facciamo finta di riempirci. Cerchiamo di squagliarcela alla chetichella. Ah, sì? Vieni con me, aspetta un momento, mo vengo, aiuto. Afferra. Papà. Tenete la forza con questa mamma. Papà. Tu sei uno scorpano, sei. Aspetta un po'. Uno scorpo. Ti faccio vedere io. Uno scorpano, eh? Ah, ecco, questo ci da tenevi sotto tu, eh? Strega, io è una maledetta. Ma che cosa vuoi? Lasciami stare. Aiuto, il pericolo è grave. Per forza, è arrivata mia suocera. No, c'è di peggio. Il generale Fazel è in fuga. Abdul Tatok ha ripreso il potere. Adesso stanno assalendo il palazzo. Bisogna fuggire. Aspettami, non ti muovere, torno subito. Papà! Papà, sono arrivati i liberatori. Ma quali liberatori? Questi vengono per arrestare. Che buono soldato, ci arrendiamo. Più non c'entro. Questo è verde. Insomma, questa Abdul Tatok non era quella che ci proteggeva. Già, ma siccome abbiamo avuto dei privilegi sotto Fazel, adesso ci considerano traditori. E poi con un nonno come il suo. Ha ragione, mannaggia vostro nonno, mannaggia. Adesso lo bestemmi, Quando ti ha salvato la vita era buono il mio caro nonno, sì. Guarda, a me non mi importa niente di stare in galera, non mi passa manca pagata di essere fucilato. L'unica soddisfazione mia è di vedere alla gogna questa iena. Povera mammina mia. Mammina, la devi chiamare Mambura. Questa ha ammazzato 5 soldati. A questa la fucileranno per 5 giorni consecutivi. Tutta colpa vostra. Se foste ritornati a casa, invece di spassarvi con le odalische e gli eunuchi, a quest'ora tutto questo non sarebbe successo. Alfonsino mio, ho tanta paura. Portami via. Quasi ci si portano via tutti con la pancia per aria, così. Ma che cosa ci faranno? Mi fucileranno! Beati voi! Non ricominciare con beati voi che ti do un pugno in testa, sa! Fai là! Ma quello non è papà Badulov! Vestito da ufficiale governativo! Entra l'abbia! Sono venuto a salvarvi con l'aiuto dell'americano che mi ha procurato questa divisa. Adesso fingerò di portarvi al quartier generale. Fuori c'è una jeep con delle uniformi anche per voi. Se tutto andrà bene, attraverseremo il confine questa notte. Marara, marara, subito marara! Russia e America che si uniscono per salvarci. Lo dobbiamo scrivere all'ONU. Asvena, marara! A questa non la dobbiamo salvare, lasciamola qua, se la devono mangiare gli scarafaggi. Questi sono due operai dell'ingegnere travestiti. Adesso andiamo! Scusatemi, ma devo fingere di trattarvi male per non destare sospetti. Avanti, cane, cammina! Tieni un pugno! Ieco ancora! No! Ah, tu fai sul serio? Sto scherzando! E se deve picchiare qualcuno, picchia questo! Oh, no! Perdonami, amico! No, a questo sì, io, dai! A questo sì! Dai, c'è lo scoperto! Aiuto, c'è lo scoperto, scappate! Al cancello c'è la jeep! Entra, basta di passare! Lasciami! Che l'osso mio! L'osso! Da questa parte, di qua! Vai, andiamo, andiamo! Omar, accelera, se no perdiamo il contatto con l'altra macchina! E sopra ci sono le donne! Non ti preoccupare, ci pensa Budolov! E poi pure se si perderà il contatto sarà una fortuna! Mi sarò levato un peso dallo stomaco. Coraggio, amici, vedo già le luci dell'aeroporto. L'aeroporto? San Gennaro, ti ringrazio. Alfonsino,
Aeroporto significa Napoli. Ah, aeroporto vuol dire dove stanno all'aeroporto. Ah, state zitti che non capisci niente. Ah. Eccoci amici, siamo giunti al confine. Ciao, ciao. Ma questi ci faranno passare adesso. Adesso vado io a parlare, aspettate un momento. Sì, fammi sì. Messa, va. Omar, corri, non perdere tempo. Mamma Alfonsino, mia. Assegno del miliardo, dove l'hai messo? Ah, no, non vi preoccupate, l'ho messo in una capsula e l'ho ingoiato. Fino a Napoli se stiamo tranquilli. Vedo, non ti muova vicino a me, No, 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 scherzate. Ah. Guardate, Badolof e le donne si sono passati. Per forza, là ci sta mia suocera. Quella hanno avuto paura e l'hanno fatta passare. Com'è? Tutto fatto. Ho avuto il permesso, amici. Beh. Le donne sono passate, adesso tocca a noi. Alzano le sbarre. Sì, tutto è a posto. Che succede? È la solita rivoluzione delle 10 aperte. Sì, sono i soldati di pazzi. Ma loro sono amici nostri. Già, come facciamo? Con questi cappelli ci sparano subito. Che dobbiamo fare? Allora leviamoci i capelli. Ah, aspettate un momento, ci penso io, aspettate. Mamma! Mamma! Oi! La fa! Arma, Carimbo! Arma, Carimbo! Arma, Carimbo! Arma, Carimbo! Arma, Carimbo! Questo benedissimo paese! Bravo, ma fai il resto, così ce ne andiamo, Parti, vai, vai, non vedo l'ora di partire. Parti! Che succede? Tornano quelli di abbattuta tocca! Cambiamo cappello. Non ce la faccio più. Partiamo, partiamo, forza, vieni. Spara, spara. Partiamo, ma passa, manca, paga. Spara, spara. Non mi